In genere i pesticidi non è che facciano bene, però mi sono accorto che non fanno più nemmeno, non sottiene più nemmeno risultati con i pesticidi. Paghi un mucchio di soldi e poi non ottieni niente. Per esempio le ciliegie ultimamente c'è la cimicia cinese che non c'è prodotto che per ora non gli fa niente. Credo che sia la migliore ora come ora, perché tanti diano biologico, biologico, biologico. Io ho qualche amico che poi che ne arriva a portare sul mercato la frutta che non è trattata, macchiata, col baco, non la vuole nessuno. Anche il consumatore ha le sue esigenze, vuole sempre una cosa perfetta, anche se dal punto di vista, diciamo, di gustativo è anche peggiore. Poi magari l'olio arriva dalla Tunisia, dall'Algeria, arriva dalla Grecia che non sai là cosa trattano. Lui ci sa registri, trattamenti, tutto a posto, capito? L'olio che viene dall'estero è controllato, è lì il discorso. Ma com'è possibile che arriva l'olio a 3 euro, capito? Se una tana costa 3,80 euro. E lì ti mettono sul supermercato e ti vendono l'olio a 2,50, 3 euro, già imbottigliato. Che olio è quello lì? Ve lo chiedete voi? Dottore, Dio, ma qui, Dio, con questo ginocchio come procede? C'ho speranza di ritornare sull'ulivo, perché a me delle persone anche non mi può neanche interessare. Però dei miei ulivi che l'ho piantato io, a me mi interessa, capito? Dice, ma senti, dice, cosa mi viene a dire? Dice, gente vuole andare a giocare a tennis, se vuole andare a correre in bicicletta, te mi vieni fuori con gli olivi e le tue piante. A me mi preme le mie piante, c'ho l'amore per le piante, per forza, se no ci sta neanche un giorno.